Un'intervista di Gianfranco Palazzolo con Lorenzo Ruggero, autore del libro Dossier Don Verzè. Radio Radicale, ci occupiamo di una vicenda che soprattutto in queste ultime settimane sta di nuovo catalizzando l'interesse dei mezzi di informazione, quella del San Raffaele e di Don Verzè, un imprenditore, un presbitero molto discusso, che è il fondatore del San Raffaele. Che è finito in vicende poco chiare. Si tratta di una figura molto, molto controversa. Ad aiutarci nel silenzio totale dei mezzi di informazione pubblici è giunto proprio in questi giorni in libreria, proprio a proposito degli sviluppi giudiziari che ci sono stati sulla vicenda di Don Verzé, proprio Dossier Don Verzé, documenti e sentenze giudiziarie, inchieste e cronache giornalistiche, il miracolo del San Raffaele e gli scandali del manager di Dio, a cura di Lorenzo Ruggero, pubblicato con la casa editrice Caos. E il libro è un autentico dossier perché è ben documentato e parte offre una documentazione quanto mai straordinaria che parte addirittura dall'inizio degli anni 70, quando cominciarono comunque a nascere le prime perplessità sulla cosiddetta clinica dell'intrallazzo. Questa serie di documenti è quanto mai interessante, segue comunque l'interesse di questa casa editrice nei confronti di altre vicende che riguardano il nostro sistema sanitario. Vi segnalo anche dossier, inchieste sul Servizio Sanitario Nazionale che ha riportato alla luce le relazioni delle commissioni parlamentari d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale e soprattutto il dossier clinica degli orrori che ci ha spiegato che cosa succedeva nella clinica milanese Santa Rita. Com'è nata, Lorenzo Ruggero, l'idea del dossier Don Verzé? Dunque, intanto grazie di questa occasione di poter parlare di un libro che, come spesso accade a libri di informazione, anche che facciamo noi alla Caos Edizioni, non trovano udienza presso praticamente nessun organo di informazione. Intanto l'idea è di lungo corso perché è la prima volta che un libro della Caos Edizioni si occupò di Don Verzé e del suo San Raffaele, era nel 1994, con un libro del giornalista Giovanni Ruggeri intitolato Gli affari del presidente, parente di Berlusconi, al suo primo mandato da presidente del Consiglio, in cui si narrava la vicenda dell'ospedale milanese San Raffaele utilizzato come luogo di affari, come grossa costruzione, grossa speculazione immobiliare all'immediato confine limitare di Milano con l'Interland milanese e in terzo come viatico e facilitazione della gigantesca speculazione edilizia nota come Milano 2, questa all'inizio degli anni 70. Una semplice correzione di data, il dossier Don Verzé, che in questo caso non è su una semplice raccolta di documenti, ma potrebbe quasi essere una biografia se si volesse andare un po' più oltre, perché è una cronologia esatta delle vicende che riguardano storicamente questo prete affarista, prete imprenditore, prete manager, come addirittura si è autodefinito lui nella sua autobiografia, che parte addirittura dal 64, cioè 1964, quando la diocesi di Milano, perché ricordiamo stiamo parlando comunque di un prete, don appellativo precedente, questo indica, non venne incardinato alla diocesi di Milano, cioè un provvedimento molto grave che impediva all'allora giovane prete di esercitare il sacro ministero, quindi la sua funzione sacerdotale, nella diocesi di Milano dove già operava. Provvedimento che già allora vedeva una posizione strana di questo prete della diocesi milanese. Ehm,
come avete fatto a raccogliere tutti questi documenti, compreso anche quello della Curia Arcivescovile di Milano che impedisce a Don Verlè di esercitare il sacro ministero nel territorio della Curia di Milano? Allora, come molte vicende italiane, è una vicenda notissima della quale quasi nessuno ha mai voluto occuparsi, o meglio, se ne è occupato qualcuno nel corso degli anni, ma non in maniera organica. Farò due esempi. Sulla vicenda del Don Verdè che attiva San Raffaele e chiede grosse prebende pubbliche, riconoscimenti, addirittura riconoscimento di istituto a carattere scientifico e di ricerca, a metà anni 70, quando non aveva neanche la struttura, cioè non aveva, era in pratica un poco più che una H disegnata su una cartina ai confini di Milano, addirittura ci sono interrogazioni parlamentari già dai primi anni 70. Lo stesso Partito Radicale se ne è occupato già nell'aprile del 78 con una durissima interrogazione parlamentare che chiedeva come mai questo prete affarista potesse avere udienza presso i ministeri della sanità, della pubblica istruzione, eccetera, per chiedere cose impossibili, ovviamente, tipo questo riconoscimento di istituto di ricerca e quindi chiedere grossi finanziamenti pubblici. Poi qualche organo di stampa se ne è occupato in maniera molto saltuaria nel corso degli anni, in maniera molto trasversale, nel senso che se ne è occupata anche stampa di destra, stampa paraistituzionale come Il Giorno, che a Milano aveva una funzione anche di cronaca importante sulle vicende milanesi, eccetera, ma soprattutto se ne è occupato un mondo esterno, cioè nei primi anni 70 la vicenda di Milano 2 e del San Raffaele portò addirittura a un dirottamento aereo, non è una battuta, cioè le rotte degli aerei vennero fatte spostare il gioco forza all'ente che si occupa di stabilire le rotte aeree di decollo dall'aeroporto di Linate, che era nelle immediate circostanze, nelle immediate vicinanze, e questa vicenda che diede origine anche a vari procedimenti pretori e penali, eccetera, venne seguita da comitati antirumore spontanei e popolari che si formarono nei comuni, soprattutto di Segrate, dove insistevano sia Milano 2 sia San Raffaele. E questi comitati negli anni avevano raccolto molto materiale anche di buona documentazione tecnica. Quella è stata la fonte primaria. Come siete venuti in possesso del documento della Curia Arcivescovile che impedisce? È un documento del quale disponiamo dal 93, credo, 93-94, quando si stava lavorando a quel libro che ho citato prima, e arrivò appunto da un... È un documento pubblico? Era un documento già presentato in un procedimento. Oltretutto ne aveva già accennato un piccolo giornale locale rispondendo a una lettera della Curia milanese che diceva, insomma, noi non abbiamo mai fatto niente di particolare, eccetera, che un ospedale con caratteristiche religiose potrebbe anche avere un futuro. Rispondendo a una lettera, un dirigente di uno di questi comitati lo citava, ma era già un documento a un atto allegato a un atto giudiziario. Quando è arrivata la prima condanna di Don Verlè? Cosa? Dunque, la vicenda giudiziaria di Don Verlè non la esporrò nel dettaglio perché è talmente complicata da far perdere il senno e il lume della ragione a qualunque ascoltatore, nonché la voglia di ascoltarci ovviamente. Si tratta di varie vicende che riguardano abusi edilizi in sovrapposizione. In qualche caso ci sono vicende giudiziarie legate a tentativi di corruzione, nel caso specifico di un assessore regionale, vicenda che poi finì con la prescrizione, tanto per dire subito come si concluse, ma all'interno della quale venne chiarito che varie iniziative erano state messe in atto per ottenere un assenso da una regione che non era disponibile all'epoca a coprire tutte le iniziative di Don Verlè.